Ben? Che ci fai qui? Guardai per un momento la porta, dove si trovava mia moglie dall'altra parte. Solo un altro minuto. Non c'era motivo di rispondere alla sua domanda. Lei sapeva cosa stavo facendo. Ne sono sicuro. E non le piaceva. Non lo capiva. Perché voleva che io voltassi pagina. I miei occhi tornarono sul telefono, dove continuarono a guardare il piccolo schermo per altri 4 minuti. Avevo rovistato in lungo e in largo per mesi su internet per il resto del processo. Ma tutto ciò che riuscivo a trovare era questo segmento di 6 minuti editato aggressivamente e che era stato trasmesso durante A Current Affair. Avevo visto il video talmente tante volte che ne conoscevo ogni singolo secondo. Ma io continuavo a guardarlo perché avevo bisogno di una risposta. La telecamera era a fuoco sulla giuria. Stavano tutti protesi in avanti, concentrati ad ascoltare la testimonianza di un esperto della polizia scientifica. La telecamera poi si spostava sul banco dei testimoni, dove il dottor Fillmore parlava della decomposizione del corpo di Andrew e dello stato in cui versava mentre un uomo a spasso col cane lo aveva scoperto lo scorso maggio. Fillmore poi si spostava verso il proiettore. Prendeva un pacco di slide sul tavolo per raddrizzarle, prendeva poi la prima e la infilava nel proiettore. Una foto esplicita del corpo nudo di Andrew assaliva improvvisamente la corte, facendo trattenere tutti il fiato. A Current Affair aveva oscurato la foto, ma mi ricordo cosa c'era. Il mio povero piccolo Andrew. Era il mio compito proteggerlo. Avevano ragione ad esserne inorriditi. Ascoltare un esperto medico monotono sull'abuso nudo e crudo di un bambino di 5 anni era molto diverso dal vederne gli effetti in prima persona. Il dottore spiegò le slide senza mostrare alcuna emozione, puntualizzando alle innumerevoli abrasioni, ai lividi e alle fratture aperte. Parlava dell'ultima causa di morte, strangolamento, e mostrava alla corte come le impronte digitali sul collo di Andrew corrispondessero perfettamente con quelle del difensore. Spegneva il proiettore e iniziava a parlare della presunta ora della morte. La camera poi, in questo momento, si allargava per mostrare la mia famiglia, la quale piangeva silenziosamente. E poi, finalmente, si spostava sul tavolo della difesa. Il ragazzo, che sedeva a fianco al suo avvocato, guardava in basso annoiato. Si girava una matita fra le dita e sospirava sonoramente ogni pochi secondi. Questo era il mostro che volevo uccidere. Sembrava avesse percepito che la telecamera fosse su di lui, perché in quel momento si girava di scatto guardando verso la telecamera. E sorrideva. Era un sorriso intelligente, compiaciuto, come se non avesse paura delle conseguenze. Come se credesse che ne fosse valsa la pena. E alla fine, immagino che avesse ragione. Il ragazzo era stato condannato al carcere fino alla maggiore età, e poi altri 7 anni dopo di questo. Non era niente. Sapevo meglio di tutti che era meno di niente. Guardavo verso la pistola che avevo nascosto sotto al lavandino. Ora era posizionata sul bancone del bagno, chiedendomi giustizia. Era troppo buona come morte per un mostro del genere. Sarebbe stato così semplice. Troppo semplice. La giustizia non ha bisogno di più. Una morte simile a quella che il mio fratellino aveva sofferto tanti anni fa. Andrew aveva sofferto degli orrori che non dovrebbero accadere a nessun essere umano. Per giorni
Guardai di nuovo al piccolo schermo e guardai gli ultimi secondi del video. Il ragazzo si sedeva all'improvviso con profonda attenzione, mentre venivano portati alcuni dei dispositivi di tortura improvvisati che aveva costruito e messi su un tavolo vicino alla giuria. La mia famiglia veniva scortata dall'aula e A Current Affair terminava quel segmento. Ma non importava, perché mi ricordavo cos'era accaduto dopo. Il detective mostrava alla giuria ogni singolo dispositivo per esaminarli. E io oscillavo avanti e indietro a fianco al mio avvocato, pieno di orgoglio futile per le mie raccapriccianti creazioni. Valerie bussò di nuovo. Ben, stai venendo a letto o no? Ma io contemplavo una domanda molto più importante. L'unica che importava. In verità, sapevo come uccidere un mostro. Guardai la revolver sul bancone. Quella parte era semplice. Ma il problema era molto più complesso di così. Perché come fai ad uccidere un mostro quando è dentro di te?